Ciao, ciao ragazze, è sera, non so precisamente che ore sono, comunque saranno le 9:30 passate, ma io sono qui perché ormai ho preso il gusto nel fare questi video e sono qui per parlarvi di un prodotto, di una linea di cui vi avevo già parlato, vi avevo accennato che volevo parlarne e forse ho condiviso anche una volta una loro intervista. Di chi stiamo parlando? Eccolo qua, Bioficina Toscana. Lozione Ricci Definiti. Questa è una linea che io ho intenzione di mettere presto in negozio perché mi piace tanto. Questo qui l'ho preso, non mi ricordo, comunque ce l'ho da parecchio, sarà neanche un anno, però ce l'ho da un bel po'. Con questo qua io ho avuto anche modo di poter provare, cos'era il balsamo e poi mi avevano dato un altro campioncino che era, non mi ricordo se shampoo o maschera, non me lo ricordo. Mi ricordo però del balsamo perché il balsamo di questa linea qui era fenomenale. Adesso io ho passato tanti anni alla ricerca di qualcosa che andasse a togliere il gonfiore dai miei capelli ricci. Poi mi sono ritrovata a fare la caccia a qualche prodotto che desse l'effetto gonfio ai miei capelli, perché io con i capelli schiacciati sembro un uovo di Pasqua, come potete vedere bene. Quindi ridiamo gonfiore i miei capelli, che sono un po' più decente. Il problema del gonfiore ai capelli l'ho in parte risolto con gli impacchi di henné, perché l'henné si sa da volume, tutto quello è. Però cercavo qualcosa che definisse i miei ricci, perché i miei ricci erano abituati purtroppo ai prodotti, lo sappiamo, prodotti che non erano al massimo, come quei prodotti mi davano veramente una serie di problemi ai capelli che si sporcavano subito ogni 2 giorni, capelli che avevo tanto tantissimo prurito e quando andavo a mettere le spume la situazione veramente degenerava e quindi purtroppo non potevo mettere spume niente. Passata al biologico però qualcosa che mi desse insomma un po' di corpo ai ricci mi serviva. Ho iniziato con il gel d'aloe vera, ossia il classico dell'Equilibra che penso conoscete un po' tutte. Il gel dell'Equilibra è puro al 98%, quindi è quasi puro. Il problema qual è? Fantastico, un gel fantastico, l'ho usato come crema corpo, crema capelli, sì, impacco ai capelli, viso. Il problema è che questo gel a me tira troppo la pelle, mi seccava troppo le punte. E allora ho dovuto trovare qualcosa di meno puro e l'ho trovato il classico, questo qui di Omnia, che poi ho abbandonato, ma non l'ho buttato via perché comunque ce l'ho di scorta. Questo qui, e poi io l'ho abbandonato quando ho trovato il gel dell'Alchemilla, anche quello è fantastico. Poi il gel non mi convinceva comunque tanto. Seppur lo uso ancora, ma non mi convince tanto usarlo da solo perché ritengo che mi secchi un po' le punte e le punte dei miei capelli tendono ad essere secchine. Così ho iniziato a leggere su internet, si sa, noi scopriamo tante cose su YouTube. Ho scoperto alcune recensioni di altre YouTubers di questo qua, appunto, di Lozione Ricci Definiti di Bioficina Toscana. Le recensioni non erano proprio così incoraggianti, però io ho la mania di voler provare tutto e quindi sono molto curiosa. La curiosità mi spinge a voler provare e ad andare avanti, a essere ostinata nel provare le robe, insomma. Così un giorno sono andata, non mi ricordo dove l'ho preso, sinceramente, ho trovato questo qua. E mi hanno dato anche dei campioncini, come vi dicevo prima. L'ho voluto provare a tutti i costi. Allora, io di questo qua vi dico che ha un odore favoloso, almeno per i miei gusti. Questo qui ha degli estratti di rosmarino, salvia,
poi anche del burro di karité. All'interno ha dell'aloe, del gel d'aloe, però è buono. Definisce Ricci, ma se lo metto da solo, mi funge più che sia da anticrespo, che tra l'altro di questa, sempre di questa linea qui, so che c'è la lozione anticrespo, che io non ho avuto occasione di provare, perché quel giorno, quando nel negozio dove ho trovato questo qui, non avevano la lozione anticrespo, perché quello era un altro dei prodotti che io volevo prendere insieme a questo qua, e va bene, e quindi non ho avuto modo di prenderlo e di provarlo. Però devo dire che questo qui è fantastico anche come anticrespo. Io lo uso non solo per i capelli ricci, lo uso se voglio fare la messa in piega con i bigodini e dopo quando vado a levare i bigodini i ricci mi restano fino al prossimo lavaggio. Mi piace tanto, restano morbidi, non sono secchi e i capelli restano profumati. Un altro uso che io faccio con questo qui è quando mi vado a stirare i capelli con spazzole phon. A me piace tanto, messo da solo, perché mi toglie il crespo, me li fa più lisci, più morbidi. Io lo uso anche dopo che ho fatto l'impacco con l'Enè. Non vado ad usare il balsamo, perché ormai i miei capelli sono morbidissimi anche senza balsamo. E metto questo qui e mi trovo veramente bene, mi piace davvero tanto, io lo amo questo prodotto. Amo quei campioncini, quei pochi prodotti che ho potuto provare di Bioficina Toscana. Comunque, ho saltato un particolare. Se io voglio fare i capelli così, cioè veloce veloce, basta aggiungere veramente, ragazze, un po' di gel d'aloe, anche quello della Equilibra se volete. Io ve lo sconsiglio perché è secca. Io mi sono trovata bene, ho con la Omnia. O con Alchemilla, io uso quello lì, gel di Alchemilla, mi sto trovando benissimo. È ormai da tempo che io faccio questo con del gel d'aloe vera e provatelo. Io vi consiglio, se riuscite a trovarlo, dovete fare un ordine su internet, prendetelo ragazze, perché veramente secondo me, tra l'altro, se non ricordo male, l'ho pagato 8,90 euro. Sono 100 ml, ma per l'uso che ne faccio io, cioè veramente ce n'è un botto dentro. Io ce l'ho da tanti mesi ed è, cioè credo ci sia ancora più di mezzo prodotto dentro. Io lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo e lo amo. Ecco, credo di averlo detto 3000 volte anche nei post. Veramente mi piace tanto. Forse messo da solo non definisce moltissimo il riccio, lo lascia un po' smorto, però con un pizzico di gel d'aloe è favoloso. Forse un suggerimento che vorrei dare a Bioficina Toscana, chiamiamolo suggerimento, forse dovrebbero aggiungere un po' più di gel d'aloe. Per il resto è veramente fantastico, a mio avviso, ha un inci molto carino, va benissimo anche come anticrespo. Credo di aver detto un po' di cose qui e lì. Tra l'altro è vegan, non, ovviamente non testato su animali, ve lo faccio vedere, se si vede qua. IKEA ovviamente, altrimenti non starebbe in casa mia, e cioè oddio non starebbe in casa mia, se possibile avendo appunto problemi vari prendo robe biologiche, però ecco ogni tanto è come la Nutella che si è mangiata una volta ogni morto di papa, diciamo non fa proprio poi tutti questi danni. Niente ragazze, io mi fermo qui perché ho la bruttissima abitudine di dilungarmi troppo e magari poi dico anche cose che non c'entrano niente. E se volete delle informazioni, dei consigli, faccio vedere direttamente come lo applico io e così. Intanto vi faccio vedere com'è questo qua. Sembra quasi un gel, vedete? Mi piace il mio colore di smalto? Grazie.
sì. È veramente, ragazzi, leggero. Io lo vado a mettere anche la mattina sulle punte dei capelli. Magari invece di stare là a unire i capelli e mettere... No, io prendo un po' di questo, lo metto da solo sulle punte e i ricci sembrano ravvivarsi un po', perché magari il cuscino la sera si diverte a farci la messa in piega. Ecco, abbiamo il parrucchiere personalizzato la notte in letto, il nostro caro amico cuscino. Però siccome io non posso, insomma, andare in negozio, a parte che non mi piace neanche con questi capelli, è meglio, ecco, evitare. Bene, ragazze, io vi ho detto più o meno tutto, credo e spero. Fatemi sapere se vi interessa, se vi è piaciuto il video. E siccome so che me lo chiederete, ho sul rossetto questo qua di neve. Questo qua. Colore, un attimo che ve lo dico. La luce non si vede, pianeta. Questo qua non so se si vede. Beh, comunque, ragazze, questo qui, questa, a dire il vero, sarebbe una matita per occhi, ma io l'ho usata come labbra stasera, volevo provare e devo dire che comunque non mi dispiace. Niente, ragazze, buona serata, anzi buonanotte, perché io sto registrando che è praticamente sera. Anche se non si vede, ho tanto, tanto, tanto sonno e spero vi sia piaciuto il video. Ciao!